Qui dal vostro raffreddatissimo Otello, buona domenica qui sul canale della Legione. Signori, come tutti quanti sapete, spero, io non lo sapevo, l'ho scoperto da poco, questo è il periodo del Festival of Football, che durerà fino al 23 dicembre. Quindi abbiamo deciso di festeggiarlo portando giochi strani a tema calcio. Voi sapete che io non amo gli sportivi, li odio, anzi, specialmente quelli di calcio. Però, quando si parla di giochi strani, quelli lì arcade, simpatici, questi sono ancora peggio di quelli arcade simpatici. Perché non portarli per appunto festeggiare l'evento? Allora, oggi ve ne farò vedere ben due. Il primo lo vedete segnato qui nella categoria, che è Guts and Goals, che adesso vado ad avviare, un attimo solo, lo avviamo, che mi sembrava molto simpatico. Ho qui, sono armato dal mio fidato pad, no, non era il mondiale, non lo so, sicuramente sarà legato al fatto che c'è il mondiale, ma è il Festival of Football. Informatevi, gente ignorante. Comunque, abbiamo Guts and Goals. Allora, qui è partito, vediamo se si... Ah, già la musica mi piace. Vediamo se OBS se lo prende, però. Musica figa, si sente? Musica figa, si sente? Sì, ok, perfetto. Allora, signori, Guts and Goals, andiamo ad avviarlo. È molto bello anche il mini football, non so cosa sia il mini football. Welcome to tutorial! Ok. Ah, ma è pixelloso! Ok, sono questo scheletrino. Cosa fa? Ho capito, welcome. Ah, dovrebbe starselo avanti. Potresti non aver notato che sei intrappolato. Perché non provi a muoverti usando il left stick? Sì, sto provando da prima. Non sei così stupido dopo tutto. Chi l'avrebbe mai detto? Ok, potresti voler uscire dalla gabbia. Che in realtà sono degli scatoloni. Con così. Andiamo. Ok, ho perso. Ma non ho capito, però ci siamo dati lo stesso numero di mazzate. Perché ho perso io? Se non vuoi andare giù, devi fare attenzione alla stamina. Pam. Ah, la recuperi se non attacchi e non vieni colpito. Time to score some goals. Hit the ball to move it. Ok. Chiamo la ball. Se non si aprono, bisogna aspettare, non ho capito. Devo saltare, che già fa? Non si apre. Hold LT. Ah, è anche così, però. Ok. Quindi la mia skill è lanciare le ossa. E gol! Bello, bello. Gioco per telefono tipo FIFA, ma con personaggi mini. Ah, ok. Sarebbe da guardare. La mia tecnica segreta, holding RT to charge an attack. Relays. Ma posso farlo anche con un quadrato? Sì, ah, posso rilasciare. Boh, sì, ma non è quello che mi dicevo prima. Scusate. Last minute match, un mutatore. Ah, quindi nell'ultimo minuto si attiva un mutatore. Guarda la roulette. Spike ball. Spike ball, aia. Non ho capito, va KO. Che devo fare per... Ah, così, non devo toccarla. Ok, interessante. Molto interessante. Ah, va bene, Bitbeer, grazie per essere passata. Ciao. Va bene, mo che ci fa per andare avanti? Ho fatto il tutorial, poi? Perché il mio personaggio si gira dove non deve? Ho capito, devo selezionare io per uscire. Come ce ne andiamo di qui? Exit. Ma non voglio exitare il game, voglio uscire di qui. Sono perso. Diceva cosa dovevo fare per uscire dal tutorial. Vabbè, provo a fare così. Ok, perfetto, ci siamo. Allora, c'è un Grand Prix, un online versus. Sentiamo il Grand Prix. Allora, abbiamo scheletro, lancia l'osso. Ho anche il
cowboy, lancio il lazzo e posso trascinarmi gli zii appresso. Trasporto, teletrasporto. Perché il football, il gioco di football dovrebbe avere il teletrasporto? Lancio due pugni che la muovono davanti e colpiscono i nemici. E oddio, li andiamo col pugile, va? Anche se secondo me era il più forte secondo me è proprio lo scheletro, per il fatto che lancia l'osso. Però oddio, lo lancia fa, weapons. Non ho sbloccato niente, skin non ho sbloccato niente, vabbè, devo fare play qua. Soccer match! Ah, ci sono una serie di prove quindi nel Grand Prix. Ci sono partite e poi altri cacchi. Ok, sconfiggiamo gli avversari, vai. Andiamo, andiamo. Quindi, ah, ok. Scorch Gold Wind Match, va bene. Si parte. No! No, fermi. Non sta andando bene, per niente. Devo approfittarne. Ora. No! Come faccio a capire chi è della mia squadra? Ho difficoltà. È divertente, dai che segniamo, dai che segniamo. No, ho sbagliato. No, ho sbagliato di nuovo. Ah, ho capito perché conviene usare R2 per colpire, perché così con le due, i due pollici... Con i due pollici mi controlli mira e controlli mira e movimento. Poi con R2 che è l'indice, perché se fai con quadrato non riesci a mirare. Ora ho capito finalmente come si gioca. No, wow, che short. Non dovevano segnare. Sono maledetti, no! Mannaggia. Però sto gioco deve essere divertentissimo. Giocate con gli amici. Mancato, offure me. Dai che la masigna. No! Non ci voglio credere. Maledetti. Poco vado giù. Comunque è divertentissimo. C'è un grande parata, incredibile. Mannaggia. Dobbiamo pareggiare. Dai, entra. Mutatore. Entra. Ed è gol, signori. Ciao Paschi. È bello la tribuna di lancio della monnezza. Sì, è bellissimo. Dobbiamo fare quest'altro gol. Aia, sono morto. Mannaggia. Non ho avuto un buon tempismo. Dove sono? Ah, qui. No. Lanciala via. Brava. Dai, entra. Entra bella, signori. 2-1. E vince. Gol al... A quanto tempo? Ma qua, match, vabbè, comunque l'abbiamo vinta. Ora non l'avrei mai detto. Incredibile. Incredibile la vittoria, signori. Grande Yellow Team. No, raga, questo gioco è bellissimo. Questo giocato con gli amici deve essere una figata assurda. A 22 secondi dalla fine, non ci credo. Allora, minigioco, vediamo. Colpisci i rivali. Ah, è tipo... Cioè, cosa devo colpire? Ah, forse i tizi, sarà tipo calcio tennis. Lava Land, bellissimo come nome dello stadio. Allora, non sono sicurissimo di aver capito come si fanno punti, ma ci proviamo. Secondo me se vieni colpito senza controbattere, secondo me. Non lo so, che si deve colpire? Non sto capendo. E
tiro, ok, ma qual è il bersaglio? Cioè, lei ha colpito là al centro ed è chiusa. Ah, forse fa punto comunque, deve colpisce il muro. Sto capendo. Sì, se colpisce il muro. Sì, ok, non deve colpire il muro. Sta facendo. Abbiamo perso, mi sa. Mi sa che abbiamo perso. Mi sa che abbiamo perso. Abbiamo perso. Vabbè, ma era un minigioco, cioè mi fa andare comunque avanti. Sì, ok. No, non mi fa andare avanti, devo riprovare. Ok, ok, chiaro, chiaro, chiaro. Devo vincere necessariamente. Bene, bene, bene. Vediamo, vediamo. Ah no, questo è un diverso gioco. Devo difendere il cristallo e colpire quello rivale. Ok. No, però effettivamente andava preso lo scheletro, quello che c'ha il... Sexy Cthulhu. È quello che c'ha il potere più forte tra i vari. Magaba gente, scritta magaba gente, via, morite, morite, maledetti. Io colpisco il loro. Ah, mentre sono legato non posso fare. Poco vado giù. Mannaggia. Stiamo perdendo? No, in realtà no, se ce la giochiamo bene no. No, stiamo perdendo malissimo. Ma i giocatori nostri stanno facendo. Andiamoci a recuperare. Stiamo perdendo proprio male. Vabbè, ma qua è colpa dei bot però, Intanto perdo contezza di chi sono. Ma perché i nostri non difendono? Cioè, io sto da mezz'ora qua, gli altri due loro sono in due. Non stanno manco difendendo. Dai, recuperiamocela, lo stiamo facendo. Per poco, mannaggia, stavamo recuperando. Ma è perché gli altri bot non difendevano comunque. Mannaggia. Dai, ce la possiamo fare. Mannaggia, mannaggia. Sto gioco è bellissimo comunque. Mamma mia, che scoperta sto gioco. Stupendo. Zombie panic. Uccidi più zombie degli avversari. Ok. Ah, un sacco di modalità però, eh. C'hanno un sacco di modalità alternative. Bellissimo. No, sto gioco è uno spettacolo. Ok, dai, ce la facciamo, ce la facciamo. Giustamente, come ci difendiamo da Izzo, mi stai facendo gli scheletri. Non manco cosa sto colpendo. Dai, dai, dai. Comincia a farmi male il... Farmi male il tendine della mano. Non c'è un autofire. Se qua servirebbe un pulsante. Come si chiami tu? Il pulsante turbo dei joystick pezzotti della prima PlayStation. Esattamente servirebbe. Ah, fa malissimo. Non so più che dita usare. È su Steam, è su Steam Guts and Goals, è fighissimo questo da giocare, bello proprio, con gli amici sono divertentissimo. Ah, yeah, questa l'abbiamo stravinta. Ah, ah, ah. Ok, prossima partita. Soccer match. Dai, dai, dai.
Ah, ma mi fa male la mano. Funziona anche se premo R1, per forza R2, che R2 devo spingerlo fino a giù, è stancante. R1, non solo un pugno, se con R1 funziona. Ah, funziona anche con R1, già è meno stancante di R2, ok, buono, buono. Vedete sta palla! Ma caparati, Kist! Ma stavamo subendo noi il gol, lo stavamo per subire noi. Mannaggia. Mannaggia. Adesso pure morto, mannaggia, mannaggia. Dai, è il momento giusto, torna al momento giusto. Mannaggia, no. No, che short, c'è rente? Ok. Completamente a caso sto gol. Infatti l'ha dato ad Attic, ma proprio rente proprio a caso. No, attenzione, pericolosissimo. Ma non sono riuscito a prendere comunque, Anche completamente a caso anche questo. Completamente a caso anche questo. E ne abbiamo perso. Questa risaga l'abbiamo perso. Se finiva a due gol l'abbiamo persa. Sì, peccato, peccato. Molto a caso però questo fatto della palla che rimbalza su, che rimbalza senza perdere mai inerzia. Veramente a caso. Proviamo. Dai, 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 dai. Sì, sì, ho notato. È un 2 contro 2, non è un 3 contro 3. Insieme a zia Gladys. Dai, 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 dai. È già entrato, mi sa. No, non ci voglio credere. Ma no, non ci... Ma ci hanno distrutto. Ci hanno distrutto. Stavolta entra, però. Vaffan. Grandissima. Devo partire così con il cazzotto a centrocampo subito appena si inizia. No, non so quando respinto, bravo. No, oh, quando? Non ci voglio credere. Parala, là, grande zia Gladys. Ma che lancia tipo i gatti? Non capisco. Che potere c'ha? Non so se qualcuno difende qua. Dai Gladys, dai, credo in te. No, non ce l'ha fatta. No, ho sbagliato, sono un idiota. Lui ma non la palla. Meno male, stavo facendo una stupidaggine. È rischiosissimo, no? Ma siamo un po' troppo lenti rispetto al pallone. Mi fa impazzire che lancia tipo dei gatti. Che lancia? No, non ci voglio credere. Dai, yeah. Dai, yeah. Zia Gladys, mo al momento, sono morti entrambi, mo al momento. Sbagliato. Dai. Ma no, perché sono così lento rispetto alla palla? Dai, sì, grande. Grande. Grandissima vittoria. Però posso dire due gol è un po' poco, cioè secondo me o tre o comunque farti fare tutta la partita. Bonus, vediamo che succede. Completa la challenge prima che finisca il tempo. Non sarà facile per niente. Secondi, ma ci proviamo. Oh, oh, la palla era qua. So manco dove conviene che vada. Ok. Dai, 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 dai. Mannaggia. Ce l'abbiamo fatta. Oh, entra! Ok. Mamma mia.
Questa fermata sulla linea proprio. Bella, bella. C'è molto la grafica alla Brawl Stars, come almeno per gli artwork, non nel gioco. Voglio, c'è gli artwork molto simili a quelli di Brawl Stars. Ok, altra partita, altra partita. Dai, 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 dai. Ok, tutti ninja, sarà difficilissima questa da capire chi sono i nemici e chi gli avversari. Mannaggia. Ero partito bene col mio cazzottone da centrocampo. Ma. Non capisco chi sono i miei alleati e chi gli avversari. Sono giù. Eccomi. Aie. Aie. No, maledetto. No, no, è entrato qualcosa in porta, pensavo fosse la palla. Comunque insisto che il più forte era lo scheletro da usare, secondo me, di attaccare a distanza, molto più distante di sto cazzottino. Adesso non giù di nuovo. Tu mena tutti. Ma se meni non ti si ricarica la vita, cioè per farti ricaricare la vita di stare proprio senza né colpire né essere colpito, non è facilissimo. No, ho sbagliato di così poco. No, no, no! Mannaggia! Dai, dai! No, che fami! Io non c'entro niente, ma festeggio lo stesso. Mi è mancato qualsiasi cosa, ho usato il potere proprio inutilmente. Che peccato. Ma io a volte ho proprio difficoltà a capire dove sono. A terra. Ora lo so, sono a terra. Falla entrare, fatela entrare. Buttatela dentro. Buttatela dentro. Modificatore, attenzione. Fast attack, no. Terribile. Da capi niente, da capi niente, da busca e basta. L'ho buscato pure io. Grande vittoria, grande vittoria. Grande vittoria. Carlos Emperor, no. Solo i giorni di festa effettivi, non si è presa ferie. 9 giorni rossi di calendario. Esatto. Non ti serve ricaricare la vita se meni tutti prima che possano toglierla. Che devo fare? Colpisci o difendi il giocatore selezionato per avere punti. Una specie di modalità presidente. O VIP. In Call of Duty pare sia una VIP. Chi è che deve essere menato? L'ho capito. Sono tutti morti. Chi è quello designato? Io non ho capito. Credo che sia Panther questo. Non sto capendo. Mi sto picchiando tutti quanti, ma non ho capito. Ah, ok, dobbiamo picchiare il pulcino. Ora si capisce. 20-0. Sono io il pulcino. È facile, nessuno mi difende. Sono di nuovo io il pulcino. Ma che tristezza. Come gli urlini dall'angolo.
capisce niente. Tu me ne basta. Ottimo, stai... Sì, ma stiamo perdendo. So solo che stiamo perdendo. Mannaggia. Dov'è il pulcino? Però vedi, loro sono più bravi. Sono io il pulcino adesso. Io scappo. Abbiamo perso malissimo. Abbiamo perso malissimo. Che schifo. Mamma mia, ci hanno distrutto. Avrei dovuto scegliere lo scheletro, mannaggia a me. Mannaggia a me la mia voglia di provare cose nuove. Ah, ma Carla pure quando lavora, lavora fino alle 4, eh? Cioè il pomeriggio ci possiamo vedere sempre. Lava Land, mo che mi fa? Ah, quello dell'hockey, ok, ok. Ah, ma è... No, hai capito, è tipo Splatoon. È tipo Splatoon. Vabbè, non la prendono più. Ma che se la toccano non la prendiamo più noi. Ok, ora è blu. Ok, ora è gialla. Non la toccherete! Sono morto. Blu, maledizione blu. Non buono, non buono. Brava Aunt Gladys. Presa. Ok. Dai, dai, vitta, vitta, vitta. Mannaggia, ti riprendi, ti riprendi. Ma ci hanno recuperati, incredibile. Possiamo perderla così. Ma non possiamo perderla così, dai. Ora stavamo stravincendo. Ok, dai, 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 dai. Grande scoperta di fine anno. No, ma è bellissimo questo gioco, è stupendo. Guts and Goals, signori, credo costi pochissimo. Dai, dai, se riusciamo a finire sto Grand Prix, vi faccio vedere anche l'altro gioco, che pure è simpatico. Però questo, secondo me, credo che questo sia il Game of the Year, cioè... Fosse uscito un po' prima, forse, non lo so. Perché non è nelle classifiche Game of the Year di nessun YouTuber? È bellissimo. Però bisognerebbe fare il filmato di fine anno, Best Giochi Barboni... Giochi Barboni of the Year, dovremmo farla come classifica di fine anno. Mannaggia, ero distratto a pensare a questo possibile video di fine anno. Ma questa la subiamo, questa la perdiamo malissimo. Ma questa è persa male, male, male. Ma assolutamente. Ma questa è persa male, male, male. Mannaggia, che peccato. Ma dopo continuano a picchiarsi. Però
sarebbe da fare una top, una, cioè invece di tutti quanti gli youtuber fanno la Game of the Year, la top 10, di fare la top giochi barboni, tutti quelli che abbiamo fatto fino a mo, pensando quali potremmo mettere. Questo è il primo posto assoluto, già rivelato come finisce questa prima posta. Ma quali altri potrebbero entrare? Uno contro uno? Mi sono perso. Scusate, la partita prima non era persa. Cioè, perché stiamo giocando a questo adesso? Allora, se andare a terra significa, secondo me, tipo proprio perdere, sicuro che... Ah no, ci ha messo tempo. Tizi che corrono. No, ho sbagliato, devo tirarlo di là, mannaggia. Ma perché? Quanti possono giocare là? Ma secondo me tutti, cioè ho visto, fino a mo la modalità più numerosa era un 3 contro 3. E secondo me 6 giocatori, boh, credo, dopo controlliamo. Secondo me, se sono i 3, gol signori, se c'è il 3 contro 3 sicuramente 6 giocatori potranno giocare là. No, non posso farmi recuperare questo. Entra. Perché si ferma? Per tristezza. Entra. No. Per tristezza. Buonissimo fa, eh. Fa rischiosissimo. Devo difendere il vantaggio a tutti i costi. Oddio, ho paura del modificatore. Ho poco paura in questo momento. Esce Spike Ball alla fine. God mod. Ma. Mannaggia! Potrebbe fare una folga tipo Fall Guys, assolutamente. Il problema è che già non è gratuito il gioco. Non credo sia gratuito. Non credo proprio. Ma che ci picchiamo a fare se siamo in God Mode? Vabbè, ignoriamo le mazzate. Pensiamo alla palla. Ma lo fa solo per farti sbagliare mira a questo punto. E grande. Match hand. Ti faccio i grattini sulla guancia. Tieni. Ok, bonus. E poi ci sarà, non lo so, un teschio. Vediamo che significa. Guarda, quando fai rematch, capito? Non è che rifai la stessa partita. Non è detto, si estrae a sorte. Abbastanza elevato come prezzo. Dopo controllo. Vabbè, ma posso dire, cioè, sono soldi meritati. È bellissimo. E come esco di qui? Ero, ok. Ma devo tipo riuscire a fare gol così? No, è difficilissimo così. È difficilissimo veramente. No, ma non riuscirò mai, tio. Cioè, non penso proprio. Come cacchio, sia impossibile. No, non penso di riuscire. Come? 16 euro. Ah, vabbè, pensavo peggio. Pareggio, 0-0. Mi fa ripetere. Ah, no. Ah, va meglio, che non penso non ci sarei riuscito tipo mai. Signore e signori, match finale.
stanno solo picchiando invece di pensare alla palla. Che peccato. Proviamoci. Posso picchiare la vita, no? Male. No, mannaggia. Che questi qua combattono con le tastiere de... picchiatemi, nel frattempo io segno, signori, gol del pareggio. Pensavo fosse quella la palla. Ottima difesa sprangate, devo dire, dei nostri bot. Aia. Quindi lancia tipo questi gattini che poi ti malmenano. Maialone che significa? Ah, tutti invisibili tranne me. Vabbè, però cioè, come si gioca con tutti invisibili? Impossibile. Mannaggia. Dai, fatemi vincere la finale che voglio cambiare gioco. Voglio vedere anche l'altro. Dai, andiamo avanti. Dai, ce la possiamo fare. No, dai, salviamola. Ma qua che salvataggio! Ma che salvataggio! Sacrificato per la squadra proprio.
sono. Ah, qui. Non sto capendo niente. Mamma mia, che parata. Però ci stanno veramente malmenando, ma male, male, male. Dai, dai, buttatela dentro, mannaggia. Io busco male. Veramente ci stanno dominando, Ma che sta facendo? Ma c'avevamo il nostro che era fermo lì. Mannaggia, mannaggia. No, ma è difficile, mannaggia. È difficile, dai, non mi voglio fermare a un passo dalla fine, però vorrei far vedere anche l'altro gioco. Dai, 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 ultimo, ce la possiamo fare. Oh, comunque interessantissimo, Guts and Goals. Fegato e gol. Vabbè, guts non vuol dire fegato, vuol dire intestino, però gli inglesi usano guts come noi usiamo per dire hai fegato, gli have guts. Nel senso, coraggio e gol, in quel senso. Però c'è anche il riferimento alle viscere, per esempio, teste e botte che uno si dà. Ah, ma comunque sono molto più aggressivi delle altre partite qua, Costa, costa, costa. Niente. Non hai preso così tante botte. C'è qualcuno che può pararla? No? Beh, ragazzi, mi sa che non la vinciamo questa finale, purtroppo. Giardino. Oh, e muori. Ste maledette, entra, entra! Le prendo, se niente fa. Vabbè, autogol, bene così, bene così. Forse in tale versione italiana sarebbe sì, probabile. Non so cosa è scritto, ma lo intuisco. Probabile. Direi le palle, come diciamo le palle. Vabbè, però era più fine dire fegato, Niente, continuo ad andare io a terra. È allucinante. Dov'è la palla? Ah, è qua. No, mannaggia, che spreco. Potevo cercare di buttarla dentro. Dammi in Davort. Longer che io, mannaggia. Ah, qua vabbè, è finita perché qua anche io ci vado sempre. Via. Niente. Qua è lungo qua. Ma la perdiamo male male, mi sa. Mannaggia, vai, dove devi andare, palla? Signori, è segna! Incredibile! Quanto era? Tipo 20 secondi dalla fine. Gol della vittoria, chi l'avrebbe mai detto? Signori! Signori!
Yellow Team. Vince dopo 8 volte che l'ha ripetuta, però, quindi c'è un po' di emozione in meno. Signori, you are the champion, incredibile. E vince il Grand Prix. Abbiamo sbloccato? Abbiamo sbloccato, giusto per vedere. Online, giusto per dare un'occhiata. Guarda quanta gente è sbloccata! Dottor Merit lancia una siringa che risuscita. Bello! Una palla di inchiostro che fa da danno. Un'armata di gatti. Lascia una noce che esplode, che potrebbe essere colpita per essere lanciata più avanti. Salta sulla palla e la afferra. Può venire colpito. Controlla un nemico. Ecco cosa faceva lui. Può usare un jetpack per evitare danno e muovere più velocemente. Lancia una palla di fumo, una bomba di fumogene, diventa invisibile. Attrae i nemici vicini con il potere della sua tuba. Ma che figata! No, non abbiamo ascoltato niente di questo. Ma dov'è che si comprano? Ci sta un... No? Ah, shop, eccolo qua. Quei punti che si compra, vediamo, questo gioco è bellissimo. Allora, pickaxe. Hilda possiamo comprare. Luna possiamo comprare. Ah, ogni tot cambiano! Compriamo Luna, mi sembra figo. Allora, aspettiamo tutti e tre mesi dopo. Proprio tutti i personaggi, Hilda e quest'altro. Bene, bene. Sembrano 200 ore ben spesi. No, ragazzi, il gioco è bellissimo. Accetta tutto. Sto gioco è bellissimo. Va bene, signori, chiudiamo qui. E adesso, a breve, adesso chiudo e riapro la live. La avviamo con un prossimo gioco, sempre a tema calcio, sempre folle. Si chiama Loco Soccer. Il tempo di cambiare la live, giusto la categoria, e la riavvio. Mi raccomando, se rimanete sempre qui, ok? Tra un secondo, ritorniamo.